Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo a catturare Xerneas, che vedete proprio qui sotto, proprio sotto il personaggio di Ash, e andremo poi a Yantaropoli, dove sfideremo la capopalestra Ornella, che in italiano e in inglese è Corrina. Non so per quale motivo abbiano fatto questa traduzione. Detto ciò, quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Xerneas e se preferite Xerneas o Yveltal, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Detto ciò, quindi iniziamo. Andiamo contro Xerneas. Ho messo davanti Pikachu perché proverò subito a paralizzare Xerneas, che è di tipo folletto, e poi proveremo a catturarlo con le Peso Ball, dato che è un Pokémon tecnicamente pesante e dovrebbero funzionare quelle. Andiamo. Eccolo qua, talmente grosso che esce fuori dall'inquadratura con le corna. A me piace Xerneas come Pokémon, eh? Molto elegante. Ok, andiamo di Nuzzle, elettropoccola. Paralizzato, perfetto. Ecco che lui va di Night Slash, noi andiamo ancora di Nuzzle. E poi direi di provare a tirargli, vediamo un po'. Una Heavy Ball. Ne abbiamo parecchi di Heavy Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo subito. Oh, cattura critica al primo colpo! Vabbè, questo è culo, ragazzi, eh. Questo è culo. No, non va, peccato, è il bug. Peccato se è buggato. Questo è un bug che si è presentato abbastanza spesso, in realtà, in quest'Acrom. In questo Pokémon Fangame. Praticamente ti fa una cattura critica, ma in realtà non è una cattura critica. Il Pokémon si è liberato. Quindi semplicemente si continua la lotta. Poi quella Pokéball che rimane lì, in sovrimpressione, dopo un po' sparisce. Allora, perché Xerneas non è più paralizzato, tra l'altro? È paralizzato tecnicamente, vero? Però per questo bug, magari si è tolta la paralisi da lì. Boh. Allora, aspettate un attimo. Ma andiamo in campo... No, non posso mandare Precinder perché si scotterebbe se non è paralizzato. Niente, allora mandiamo in campo qualcun altro per poterlo indebolire, tipo Frogadier. Aromaterapia. Ah, si è curato con aromaterapia, credo, ok. Andiamo di geloraggio, che non dovrebbe ucciderlo per l'appunto. E poi riproviamo a catturarlo. Heavy Ball, ora vita rossa. Vediamo, eh. Nope, è uscito subito, mannaggia. Mi ricordo che nei giochi Pokémon Xerneas e Yveltal fossero davvero facilissimi da catturare. Vediamo se anche qui è la stessa cosa. Beh, direi di sì. Due Pokéball a vita rossa ed è entrato, cioè due Heavy Ball a vita rossa ed è entrato. Perfetto. Frogadier si fa quasi un livellino. Ecco qua, abbiamo preso quindi Xerneas, il primo leggendario di Kalos. Quella Pokéball lì sparirà tra poco, non preoccupatevi. Ora andiamo a salvare la partita, come sempre dopo aver catturato un leggendario. E proseguiamo la nostra avventura qui nella Grotta dei Riflessi. Andiamo. Vedete che al primo Pokémon selvatico che incontreremo, oppure al primo allenatore, sparirà questa ball. Ecco, vedete, non c'è più. Ok, fuga. E andiamo a combattere questi due allenatori. Pia. Vai. Hedwig. Combat Girl, chiamare in campo Tro, tipo lotta, con molta difesa, quindi forse con acrobazia non riusciremo a shottarlo. E invece sì, complimenti Hawlucha. Poi, Hawlucha, quindi lotta volante, come il nostro appunto, e andremo di acrobazia comunque. Che è super efficace. Perfetto. E abbiamo sconfitto Hedwig. Poi, battiamo anche questo tipo. Oh, ci dice solamente oh. Black Belt Igor. O Igor. Che dir si voglia. Andiamo di acrobazia. Mentre Souk ha meno difesa di Tro. Quindi sicuramente lo butteremo giù. No, 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 no. Mi spiace. Proseguiamo quindi in questa grotta del Flesse. Abbiamo un'altra allenatrice. Wow, mi hai spaventato. Anzi, mi è spaventata, visto che è una ragazza. Monique. Ci sono molti nomi francesi qui, perché Kalos
è ispirata alla Francia, come voi ben sapete. Andiamo ancora di acrobazia su Dodwo. Poi Helioptile. Tipo elettro, quindi io lascerei Colucha. Lascerei Colucha e andrei di Poison Jab. Cold Switch mi fa malissimo, sì. E ritorna dall'allenatrice, ma nel campo Grumble. Grumble dovrebbe essere tipo folletto, giusto? Infatti Poison Jab è super efficace. Andiamo ancora di Poison Jab. Per adesso siamo un po' deboli contro il tipo elettro, comunque. Tutti i nostri Pokémon, tranne Pikachu, soffrono il tipo elettro. Abbiamo Colucha che è volante, Fracender che è volante e Frogadier che è tipo acqua. Quindi tutti soffrono il tipo elettro. Spooky? Spooky sarai tu. Allora, super pozione su Hawlucha e mettiamo ora davanti però il nostro Frogadier. Dato che poi appunto ci sarà la palestra di tipo lotta e sicuramente lì Hawlucha e Fletchinder brilleranno. Battiamo questi due allenatori in lotta in doppio. Quindi Camper Yu e Picnicker Ami o Amy. Combi Vespiquen, ok. Allora, andrei di Geloraggio su Vespiquen e Acrobazia su Vespiquen. Cerchiamo di tirarla giù direttamente, che è la più pericolosa. Perfetto, salgono entrambi di livello i nostri Pokémon. E poi di nuovo Geloraggio e possiamo usare Attacco Rapido, immagino che basti. Esattamente. E abbiamo avuto la meglio sia su Yu che Amy, mi sembra si chiamassero loro. Perfetto, qui abbiamo uno strumento, ma prima c'è un Pokémon selvatico. Vediamo chi salta fuori. Un altro Trevenant. Mi sa che abbiamo preso tutti i Pokémon nuovi di questa zona, eh. Mi sa che potremmo metterci un repellente. Andiamo di repellente. Ne abbiamo trovato uno scarso, eccolo qui. Vai, mettiamolo. E poi metteremo il Super Repel. Perfetto, qui troviamo un ferro, ok. E andiamo a sfidare questo avventuriero. Are you going to Johnstown Town? Ok, non mi aveva visto però. Sono dovuto andare lì proprio a due passi. Ok, andiamo di Surf. Su Stand Dial. Poi Tuebol, lasciamo Frogadier. E andiamo ancora di Surf. Dai, vigore di merda. Flagello mi farà male. Con un HP flagello fa male. Andiamo di Hydro Pulsar. E poi mando in campo Diggersby. Ok, mi servirebbe un attacco tipo lotta, quindi mandiamo Hawlucha. Ecco, rinnovo il mio dispiacere per Diggersby. Trovo davvero un Pokémon brutto a livello di design. Mentre la sua pre-evoluzione Bunnelby non è per niente male invece, molto carina. I see, certo. Prendiamoci questa Black Belt e non andiamo fuori da. No, non saltiamo queste staccionate, altrimenti dovremmo rifare tutto il giro. Andiamo a sfidare l'ultimo allenatore della Grotta dei Riflessi, che ci dice che non abbiamo alcuna possibilità. Vedremo. Emil o Emil, che manda in campo Absol, tipo buio. Avessimo avuto Hawlucha in campo, sarebbe stato disintegrato. Andiamo comunque di Surf, che è stab, quindi gli farà parecchio male. Ah però, che culo, eh? Colpo critico. Che culo. Andiamo allora di Hawlucha. E Exitor. Poi Pinsir. Cambiamo Pokémon. Anzi, lasciamo Hawlucha, tranquillamente. E andiamo di Acrobazia. Si Mega Evolve, diventa Mega Pinsir. Mega Pinsir lo trovo un po' bruttino, devo dirvi la verità. Però, vabbè, ci sta anche lui, eh. Le mega evoluzioni sono molto pacchiane, quello è vero. Però sono anche belle tamarre, fighe. E siamo arrivati a Shallow City, che in italiano viene tradotta con Yantaropoli. Non so bene per quale motivo. Però, salve! The Tower of Mystery is our gym. It is also a special place for Mega Evolution. Attenzione, la torre. Tower of Mastery, scusatemi, ho letto Mystery. La torre della maestria, quindi immagino si chiama in italiano.
È un luogo speciale ed è anche la loro palestra. Ok. Repellente scaduto, non voglio metterne un altro. Why won't the clerk talk to me? Ah, non gli parla se ti metti lì, beh, giustamente. Ok. I wish I had a superpower. Questo vorrebbe avere un superpotere. Tutti vorremmo avere un superpotere. Ah, qui c'è un Krogan che blocca la casa, va bene. Di qua non possiamo passare, giusto? Ok, è parte di un obbligo, non può far passare nessuno. I wanted to mega evolve my Dustox one day. I hope I can. C'è il Mega Dustox, che voi sappiate. Salve. Corrina recently returned. She seemed very excited. Ok, è tornata recentemente perché probabilmente l'abbiamo battuta noi. This move is perfect for everyone. Vuoi imparare Knock Off? No, grazie, anche se solamente Pikachu potrebbe impararlo. Qui troviamo uno strumento che è Zap Cannon, un'altra MT molto importante. Anche se non la insegneremo praticamente a nessuno. Salve. What are you doing in my house? Take this and leave. E questo ci dà invece oltraggio. Niente male come MT da ricevere, eh? Oltraggio. Beh, ci siamo presi due MT così al volo. I found this on the beach. E questo ci dà una sandstone. Molto generosa la gente di questo luogo. Allora, qui su questa spiaggetta dovrebbero esserci quattro Stardust nascoste, quattro pezzi stella nascosti. Buona fortuna a trovarli se volete, non metterò qui a cercare in ogni singolo tile. Cercatele voi se volete. Fatemi sapere quante ne trovate. There's always treasure around here. Infatti lui ci dice che ci sono sempre dei tesori in questa spiaggia. Boh, sto prendendo un po' a caso, ma non trovo nulla. Comunque ci sono quattro prezzi stella se volete cercare. Possiamo parlare con lui da qui, sì. I've traveled across Kanto before. I found it very thrilling, except for this one trip where a cruise I was on was ambushed by criminals. A child saved us. Attenzione, questo è uno di quei vecchietti che era sulla MN Anna. Ok, ha detto che ha viaggiato da Kanto, ha detto che è stato molto bello, a parte per un episodio su una crociera in cui dei criminali l'hanno praticamente presa d'assalto e un ragazzino li ha salvati. Ovviamente quel ragazzino eravamo noi. I found an item that will be amazing for everyone. But I don't want to give it to you. Why should I? Oh, aspettate, mi stanno chiamando, ok. Why should I? After all you just walked into my house without invitation. Ok, you don't need to get me in. Just take it, you bully. Attenzione, abbiamo bullizzato sto tipo per farci dare la sua eviolite. Quindi altra eviolite che si aggiunge alla nostra scorta. Salve. Pokémon know how to use berries. That means if you like. Ok, va bene, questo è il classico dialogo sul fatto che i Pokémon possono usare da soli le bacche. E a questo punto vediamo un po'. Proseguiamo da questa parte. Ed ecco la palestra. I'm afraid to go in. It's just so large. Ok, è troppo larga per lui. Qui abbiamo Corrina, The Evolution Fighter. Va bene. Salve, Grandma says she once saw a Gardevoir evolve. But that's just impossible. È la mega evoluzione, caro, mega Gardevoir. Ok. A questo punto, ragazzi, si entra nella palestra. Vai. Palestra di Dianteropoli. E c'è il Team Rocket. I know I heard that it was here. But how are we supposed to find the Mega Evolution Power? Ecco, loro stanno cercando di ottenere il potere della Mega Evoluzione. Penso che abbiamo problemi più grandi ora, si riferisce ovviamente a noi. E ci combattono, vediamo. Quindi loro non hanno ancora trovato il potere della Mega Evoluzione. Frogadier contro Inkay non è proprio il massimo. Andiamo di round. Azza. Quanto fa male? Andiamo ancora di round. Ok, Frogadier la spunta contro Inkay. Poi Pumpkaboo. Tipo erba spettro, mi sembra. Andiamo di Fletchinder. Guardo livello gigante anche loro. Acrobazia e addio. Poi Wobbuffet. Contro Wobbuffet invece mandiamo il nostro Pikachu. E andiamo di Electro Ball. Azz, disintegrato con Mirror Coat, infame. Infame. Mandiamo Hawlucha allora.
andiamo di Xissor oppure acrobazia. Per me acrobazia gli fa comunque più danno di Xissor. Contrattacco e me lo distrugge, giustamente. Wobbuffet di merda, quanto ti odio, Pokémon del cavolo. Andiamo di Frogadier. E andiamo di Surf. Addio, Wobbuffet. Ci dà un bel po' di punti esperienza per Frogadier. Ottimo. Team Rocket esplode alla velocità della luce. Noi dobbiamo andare a curarci Pokémon prima di andare nella palestra vera e propria. Dato che il loro Wobbuffet con Mirror Coat, come era anche prevedibile, ci ha shottato Pikachu. Però il fatto è che non puoi sapere se userà Contrattacco oppure Mirror Coat. Per adesso mi sembra che usi quasi sempre la prima mossa Mirror Coat. Infatti l'altra volta gli avevo usato Thunder Punch, che è una mossa fisica, e Mirror Coat infatti aveva fallito. Però ecco, non puoi sapere effettivamente se userà Mirror Coat o Contrattacco, quindi devi un po' andare a istinto. Ok, primo allenatore. Mettiamo avanti, direi Hawlucha, dato che questa è una palestra tipo lotta. E andiamo. You don't stand a chance, anche questo qui ci dice che non abbiamo alcuna possibilità. Shawn, anzi Shun, o Shan. Comanda in campo Pancham, molto carino Pancham. Andiamo di acrobazia e addio Pancham. Perfetto, poi Machoke, cambiamo Pokémon, mandiamo Fletchinder. Facciamo un po' di alternanza tra Hawlucha e Fletchinder. E andiamo di acrobazia. Perfetto. Ed infine Throw. Lasciamo ancora Fletchinder. E andiamo di acrobazia. Fortissimo. Tra l'altro, brutto colpo. Perfetto. Fletchinder livello 32. Proseguiamo. Lotta in doppio. Che abbiamo in doppio Hawlucha e Fletchinder. Perfetto. Vai. Vediamo questi due allenatori. Mandano in campo Heracross e Soak. Allora andrei con acrobazia e acrobazia semplicemente su entrambi. Dovremmo riuscire a shottarli tutti e due. Attenzione, Soak rimane per vigore, mentre Heracross va all'altro mondo. Disintegrato. Ok, lo sweep fortunatamente ci fa poco danno. E andiamo poi di, vabbè, Brick Deck, ma tanto finiremo con attacco rapido. Perfetto, Hawlucha è salito a livello 32, dovremmo imparare Taunt, ma no, non voglio che impari Taunt, mentre Fletchinder è salito a livello 33. Ah, attenzione, non finisce la battaglia, andremo di Brick Break e Acrobazia. Ecco fatto, ora è finita la battaglia. Not fast enough, mi spiace. Andiamo a sfidare anche lei. Roar! Attenzione, questa ruggisce. È una panterona, non è una combat girl. Ma nel campo Meditite, attenzione. Andiamo di acrobazia. Perfetto. E Mienfu, cambiamo Pokémon e mandiamo Fletchinder. E andiamo di acrobazia. Perfetto, ho fallito e mi sa di sì. E siamo arrivati da Corrina, o Ornella che dir si voglia. Andiamo a dare una curatina veloce ai nostri Pokémon, in particolare solamente a Fletchinder, e andiamo a combattere contro Ornella. Vai! Quindi finalmente ce l'hai fatta, ti stavo aspettando che tu ti mostrassi. With help from you, I've got my hands on the power boost for Lucario. Attenzione, grazie al tuo aiuto ha avuto accesso, ha messo le mani sul... il modo di aumentare la potenza di Lucario, ovvero ha trovato la Lucarita, immagino. Con quel potere con me, non perderò contro di te. Vediamo, vediamo. Effettivamente noi non possiamo ancora Mega Evolvere nessuno dei nostri Pokémon che abbiamo qui. Quindi andremo con Hawlucha, Fletchinder ovviamente, e Frogadier. Non voglio usare Pikachu. Andiamo. Vediamo un po' come si svolgerà questa battaglia. Eccola qua. Ornella con i pattini, mi sembra tra l'altro, pattini a rotelle, che manda in campo un Mianfu. Ok. Primo attacco, acrobazia contro Mianfu e il suo primo Pokémon è stato shottato. Ma tra l'altro il pericolo sarà Mega Lucario, ragazzi, lo sappiamo tutti.
Sarà Mega Lucario il problema. Andiamo ancora di acrobazia su Machoke. E anche lui shottato. Perfetto, livello 33. Ed ora tocca a Lucario. Io cambierei Pokémon e manderei Fletchinder. Perché dovrò usare un attacco di tipo fuoco. Eccolo qua. Ora lo farà Mega Evolvere, immagino. E noi dovremo mandare i Flame Charge. Eccolo qua, Lucario Nite. Power Up Punch, attenzione. Godo, Godo, l'abbiamo bruciato. Fortissimo, fortissimo Fletchinder. Con la bruciatura gli abbassa l'attacco, tra l'altro, quindi l'abbiamo praticamente distrutto con questa cosa qui. Disintegrato. Sì. Non abbiamo fatto fare un secondo turno, tra l'altro Mega Lucario, molto bello. Devo dire di design. E abbiamo sconfitto anche Corrina. O Ornella. Non è ancora abbastanza. Non è ancora abbastanza, lo so. Ti sei guadagnato la medaglia Rumble. Cos'è la medaglia rissa in italiano? E anche questa MT. Power Up Punch. With each hit, the attack of your Pokémon grows. Ad ogni colpo, appunto, l'attacco del nostro Pokémon aumenta. E ti sei guadagnato anche questa. Usala con orgoglio. Da Lucario Nite. Perfetto. With the item you should be able to Mega Evolve a Lucario. Infatti. Con la Lucario Nite possiamo evolvere. E no, possiamo Mega Evolvere. Se ce l'abbiamo, il nostro Lucario. Noi abbiamo tutti i Pokémon, quindi abbiamo anche Lucario. Però non lo usiamo perché non ce l'abbiamo. Ah, Ash non lo usa, ecco. Quindi, a questo punto, andiamo nel centro Pokémon. Curiamoci Pokémon, che tra l'altro mi ha fatto una buonissima battaglia contro la povera Ornella, che purtroppo, grazie al corpo di fuoco di Plcinder, è stata completamente fregata. Allora, qui abbiamo intanto Xerneas. Eccolo qua. Mettiamolo in ordine. Che ha Nature Power, Net Slash, Aromaterapia e Psycup. Non ha mosse di tipo folletto, strano. Lui è il numero 716. Uno degli ultimi Pokémon, ovviamente, del Pokédex di Kalos. Quindi andrai qui. E già che ci siamo, mettiamo in ordine anche gli altri Pokémon. Trevenant 709. Quindi 714, 13, 12, 11, 10, 9. E Furfru 676. Quindi sei qui. 66, 72, 78, 76. Perfetto. E iniziamo ad avere altri Pokémon. E anche noi batte da ordinare, ovviamente. 714. Quindi sei proprio qui. Ecco fatto. Quindi qui ci sarà Noivern. Poi Xerneas, Veltal. Immagino Zygarde. E credo basta. Non penso ci siano troppi leggendari a Kalos, effettivamente. Ok ragazzi, detto ciò quindi, questo video finisce qui e vi ringrazio per averlo seguito fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi della capopalestra Ornella e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!